Sai che cos'è la psicologia positiva? Ne hai mai sentito parlare? Beh, se bazzichi sul mio canale o comunque su Psynel o comunque nel mondo della crescita personale, scommetto di sì, anche perché è una delle teorie di psicologia che è stata presa a piene mani un po' da tutti, dagli esperti della crescita personale, dai motivatori, dai coach e da tutte le persone che solitamente sono limitrofe al campo della psicologia, ma non tutti sanno che questo tipo di psicologia in realtà nasce da un concetto molto tetro e da esperimenti altrettanto tetri, che però hanno traghettato il mondo della psicologia in un nuovo modo di vedere la psiche umana, anzi in un modo che oggi è standard, ma che un tempo non lo era. Quindi, ciao a tutti da Gennaro Romagnoli, bentornati sul mio canale. Cliccate su mi piace in modo da aiutare l'algoritmo a far sì che questo video possa essere visto in giro. E se è la prima volta che siete qui, iscrivetevi e attivate la campanella. E iniziamo immediatamente con la nostra psicologia positiva, che, come sanno ormai anche i muri, è stata inventata, o meglio, il pioniere di questa disciplina psicologica è stato Martin Seligman. Martin Seligman, psicologo importantissimo, tra i 20 psicologi più citati nell'ultimo secolo, in tutti i libri di psicologia accademici e non, past president della APA, dell'American Psychological Association, insomma, stiamo parlando davvero di una persona very, very big che qualche annetto fa ho avuto la fortuna di incontrare. Ora, la cosa interessante di Martin Seligman era che lui stava studiando dei modelli di comportamento negli animali, modelli di apprendimento, modelli negli anni 50 che ora che te li racconterò non ti piaceranno tantissimo, perché il modello di apprendimento era basato sulle scosse. Quindi dobbiamo partire da un concetto un po' lontano dall'idea di psicologia positiva che viene anche definito come impotenza appresa. Se non si capisce bene l'impotenza appresa, non si può capire tutto il resto, ok? Siamo pronti? Immaginate di prendere un rettangolo, una stanza rettangolare. In questa stanza rettangolare mettete, tra virgolette, una griglia di ferro cattivissima, e ci mettete dei poveri cagnolini dentro questa griglia di ferro. E insieme a questi cagnolini qui c'è, non lo so, un separé tra un lato e l'altro, come un tavolo da ping pong, no? Immagina un tavolo da ping pong, dove in realtà si elettrifica solo una parte, del pavimento. Gli sperimentatori bastardi attivano la corrente elettrica, i cani provano qualche cosa, saltano dall'altra parte e si salvano. Wow, fantastico! Succede qualche cosa, gli sperimentatori sono ancora più infami, fanno sì che tutto venga elettrificato, quindi elettrificano, i cani sono lì, saltano da una parte all'altra, ma non succede niente. Alcuni di questi cani si avviliscono prima degli altri. Cosa significa? Che non potendo fare più niente per interrompere la scossa, si accasciano per terra e non fanno più nulla. In un esperimento successivo si prendono questi cani che si sono accasciati con altri cani, magari gli stessi che erano invece saltati dall'altra parte, oppure in un altro esperimento erano riusciti a trovare una leva da colpire che interrompeva la scossa da un lato della stanza o da entrambi i lati della stanza. Ebbene, prendono questi cani, li mettono di nuovo sulla griglia. Appena scatta la scossa, i cani nuovi o i cani che avevano presentato la capacità di saltare dall'altra parte o tirare la leva fanno altrettanto, vanno da tutte le parti finché non riescono a far interrompere la scossa, mentre i cani che si erano accasciati in precedenza lo rifanno e si riaccasciano. Ed ecco che Seligman coniò il termine di impotenza appresa. È come se questi cani, quelli che si accasciano, abbiano imparato che non c'è niente da fare, non c'è nessuno sforzo che ti può consentire di interrompere la scossa. Adesso tu mi dirai, erano bastardi, sì, hai ragione, poi magari un giorno facciamo anche un video su gli esperimenti con gli animali, senza animali e quant'altro, insomma è qualcosa di molto interessante da approfondire, magari inviterò un esperto che possa spiegarci queste differenze interessanti.
Ora, Martin Seligman si chiede qual è la differenza che c'è tra un cane e l'altro. Stiamo parlando, a questo punto, siamo nel comportamentismo. Giusto per spiegarci, il comportamentismo è quella branca della psicologia e della fisiologia che andava a studiare i comportamenti dei cani, che si contrappone un pochettino all'idea filosofica di mente, cioè all'idea che si possa indagare il processo che avviene all'interno. I comportamentisti dicono: guarda, tra stimolo e risposta c'è sicuramente un'elaborazione, però a noi di questa elaborazione non ce ne frega niente, perché noi non possiamo guardare dentro questa scatola che loro definiranno black box, scatola nera all'interno della quale non possiamo vedere. Quindi l'unica cosa che noi possiamo manipolare da scienziati sono gli stimoli e possiamo misurare le risposte, ed è esattamente ciò che ha fatto Seligman. Tranne che poi a un certo punto si chiede: ok, però qual è la differenza che c'è tra il cane che si accascia e il cane che non si accascia? Beh, al cane non possiamo chiederglielo, per cui l'unico modo è farlo con degli esseri umani e cercare di capire se c'è una differenza chiedendoglielo, tra virgolette. E quindi l'hanno fatto anche con gli esseri umani, mettendo delle persone dentro una stanza con un suono insopportabile. In alcuni casi le persone potevano interrompere questo suono cliccando su una leva, dicendo una parola o quant'altro, e in alcuni casi il suono non si poteva fermare. Mentre alcune persone imparavano più velocemente che non c'era niente da fare e altre invece lottavano di più. E allora Seligman si chiede qual è la differenza tra A e B, tra chi lotta e chi si accascia, o il contrario, scusate un po' di confusione. Ebbene, la differenza è come viene percepita la situazione in quel momento. Talmente importante questo aspetto che Seligman dà un nome a questa spiegazione, lo chiama stile esplicativo, cioè come tu tendi a spiegarti gli eventi determina quanto sei capace di agire su questi eventi e determina poi quell'idea che noi oggi chiamiamo ottimismo, la capacità di essere ottimisti. E infatti Il potere dell'ottimismo, comunque il libro più famoso di Seligman, è proprio il primo, dove vengono spiegati proprio questi esperimenti molto meglio di come te li sto raccontando io, molto a memoria, insomma. Quindi immaginiamo un'altra situazione, dei bambini all'interno di una stanza durante la ricreazione, questa forse me l'hai sentita raccontare più volte, suona la campanella ma gli sperimentatori, maledetti bastardi, hanno chiuso le porte, quindi i bambini iniziano a provare finché non riescono proprio ad aprire la porta. Ebbene, chi si arrende per primo? Qual è la differenza? Seligman scopre che è proprio come si spiegano la situazione e coglie un termine semplicissimo. Le chiama le 3 P dell'impotenza presa, che potremmo anche chiamare le 3 P dell'ottimismo. E ora vedremo perché. Qual è la differenza tra chi si arrende prima e chi si arrende dopo? Ebbene, la differenza principale è come viene spiegato a se stesso ciò che sta accadendo. Chi non si dà per vinto pensa che quella cosa lì sia temporanea, che duri solo per quel momento lì, cioè prima o poi la porta si aprirà, prima o poi il suono finirà, c'è un modo per terminarlo. Chi si arrende per primo pensa che questa cosa sia pervasiva, cioè che ricopra tutta l'esistenza della persona stessa, siamo fottuti, non c'è più niente da fare. E infine ci si dà la colpa in assoluto a se stessi, sono io che non riesco ad aprire la porta, non è che la porta è chiusa. Ok, questa sarebbe la ricetta per la depressione, secondo Seligman, ma è anche la ricetta per chi vuole iniziare a modificare questo modo di pensare. Infatti Seligman, da comportamentista, inizia ad aprire le porte al cognitivismo, perché dice: dentro c'è un software, questo software io posso osservarlo, si chiama stile esplicativo ed è composto di 3 variabili, appunto 3 P. Adesso ti spiego perché P, perché sono permanenza, cioè la durata di questa cosa, pervasività, quanto pervade la mia vita, e personalizzazione, quanto è colpa mia. Stiamo attenti, perché è ovvio che una cosa è assumerci la responsabilità delle cose, un'altra cosa è delegarla agli altri. È ovvio che sarebbe sempre meglio assumercela, ma fino a un certo punto, perché se casca un aereo non è colpa mia, ok?
Cioè, questo è il meccanismo. Quando noi iniziamo a pensare che sia completamente colpa nostra, che non ci sia più niente da fare perché comunque durerà per sempre, tendiamo anche a pensare che sia colpa nostra. Seligman inizia a costruire dei training per uscire da questo, diventando consapevoli proprio di queste 3P. Quindi se in questo momento stai passando un momento negativo in un'area della tua vita, appunto cerca di delimitarla e notare che non è così pervasiva. Cerca di capire che è temporanea e che non potrà durare per sempre, e cerca di capire che probabilmente è un insieme di concause e di effetti e quindi non è solo ed esclusivamente colpa tua. Ecco, ovviamente Seligman poi prosegue, va avanti, l'idea di ottimismo si sviluppa e diventa la nostra psicologia positiva, che parte proprio da questa idea, dalla capacità di modificare delle cose in modo che si possa, diciamo così, massimizzare la qualità della vita delle persone. Seligman, diciamo che lo fa anche un po' in modo un po' modaiolo questo. Poi saranno altri autori, forse anche più interessanti dello stesso Seligman, a battezzare la vera psicologia positiva. Ma dobbiamo stare attenti, perché psicologia positiva non significa appunto ehi che bello siamo tutti felici o pensiero positivo addirittura, ma si intende una psicologia che cerca di indagare gli aspetti positivi della vita, come ad esempio le nostre virtù, le nostre risorse interiori, eccetera. Anche se detto tra noi esisteva già qualcosa del genere, solo che Seligman ci mette sopra un timbro, mettiamola così. Quindi ragazzi, se volete posso spiegarvi anche il modello successivo a quello delle 3P, che è il PERMA model, e lo trovate anche questo tra i primi articoli del mio blog, sì, credo articoli del 2009 o del 2010, giù di lì. Ma se volete che ve lo spieghi qui, scrivetemelo e mettete tanti like, anzi facciamo come fanno gli youtuber, visto che qua di solito abbiamo 30, 40, 50 like, lanciamola, spariamola altissima. Se questo video arriverà a 100 like, vi spiegherò anche il PERM model. Facciamo così? Ok? Siamo d'accordo? Ok. Perfetto. Allora, questa è stata una micro lezione all'interno della quale sappi ci sono passati circa 50 anni dal primo esperimento con i cani, fino agli esperimenti con gli esseri umani, fino allo stile esplicativo, fino all'avvento della vera e propria psicologia positiva, per non parlare del PERMA model che avrà massimo una decina di anni. Per cui è uno excursus molto largo che ho fatto in modo sintetico. Fammi sapere se ti è piaciuto, metti mi piace, commenta questo post se vuoi aggiungere qualcosa, se vuoi dare qualche sistematina qua e là, sarai il benvenuto, e mi raccomando, se arriviamo a 100 parliamo anche del PERMA model. Bene, alla prossima, ciao! Ciao.